La scoperta dell'atomo è molto antica e risale agli studi del filosofo greco Democrito, che per primo ipotizzò che la materia fosse formata da particelle microscopiche, che chiamò atomi, che in greco antico significa indivisibili. Democrito riteneva che gli atomi, aggregandosi tra loro, formassero le diverse sostanze, la materia, insomma in pratica gli oggetti fisici. Questa visione del mondo è proprio come la nostra, insomma Democrito aveva visto giusto, ma ci vorranno parecchi secoli prima che la scienza potesse dargli ragione. E infatti adesso entra in scena il grande filosofo e matematico Aristotele, che purtroppo aveva una visione del mondo totalmente opposta a quella di Democrito. Ad Aristotele non piaceva l'idea di atomo, ma soprattutto non piacevano le due idee che l'atomo si portava dietro. L'idea del vuoto, perché secondo Democrito gli atomi, tra due atomi ci doveva essere per forza il vuoto, non poteva certo esserci materia, che sarebbe stata a sua volta fatta di atomi. E inoltre Democrito riteneva che gli atomi si muovessero nello spazio vuoto casualmente, senza una ragione precisa. E quindi questa idea di vuoto e di casualità ad Aristotele non piaceva. Aristotele scrisse moltissimi libri su svariati argomenti che vennero studiati per secoli e secoli durante tutto il Medioevo. E proprio l'enorme considerazione che Aristotele ebbe sugli uomini di cultura fece sì che l'idea di atomo fosse dimenticata. Nel 1700, il secolo dell'Illuminismo, molti scienziati si impegnarono nello studio della materia e cominciarono a classificare le diverse sostanze elementari che vennero chiamate elementi chimici. Ad esempio, il ferro, l'ossigeno, l'azoto, l'oro vennero riconosciuti come elementi chimici. Si scoprì anche che l'acqua non è un elemento chimico, ma un composto chimico formato da idrogeno e ossigeno. Ma ancora di atomi non si parlava. Ma che differenza c'è tra un filosofo e uno scienziato? Il filosofo è un pensatore che cerca di spiegare come funziona il mondo e i fenomeni naturali basandosi solo sulle proprie capacità intellettive, sulle proprie capacità razionali, mentre lo scienziato utilizza le proprie capacità razionali, anche lui, ma basa la sua ricerca sugli esperimenti, applica cioè il metodo sperimentale che richiede la necessità di misurare ogni aspetto di un fenomeno. In pratica, lo scienziato studia solo ciò che può essere misurato. Attenzione! La matematica non è una scienza, qualcuno le confonde, qualcuno dice che la matematica è una scienza, non è così. La matematica non è una scienza proprio perché non applica il metodo scientifico, non fa esperimenti. Ma allora perché si tende a confonderle? Beh, probabilmente perché entrambe usano i numeri. La scienza deve misurare, quindi attribuire un numero a ciò che misura, e la matematica noi sappiamo che usa i numeri. E dunque siamo arrivati al grande scienziato John Dalton, che studiando le scoperte dei colleghi chimici capisce che poiché le sostanze si uniscono fra loro secondo rapporti ben definiti, secondo numeri interi, l'unico modo per spiegare la formazione delle sostanze è affermare che le sostanze sono fatte di atomi. Per tutto il 1800 gli scienziati litigano fra di loro. Alcuni, come Dalton, credono nell'esistenza degli atomi e gli oppositori che le negano decisamente. Finché nel 1905 arriva il nostro eroe, Albert Einstein, che in un articolo scientifico pubblicato appunto nel 1905, grandissimo anno per la fisica, dimostra in modo definitivo l'esistenza degli atomi. Dal 1905 gli scienziati e le scienziate si sono impegnati e ancora oggi si impegnano in una ricerca sempre più approfondita sull'atomo. Ma perché è stato così difficile scoprire gli atomi? Perché gli atomi sono particelle microscopiche, invisibili ad occhio nudo e fino ad oggi non visibili neanche con i più potenti microscopi oggi a nostra disposizione. Noi ancora adesso riusciamo a vedere gli atomi soltanto con la mente, solo con il nostro ragionamento. Qui avete una fotografia del 2013. Pochi anni sono passati, che ci fa vedere delle molecole catturate dai ricercatori dell'Università di Berkeley. Vedete qui avete le due molecole come le disegnavamo prima del 2013, C26H14, una molecola formata da 26 atomi di carbonio e 14 atomi di idrogeno, che se viene portata alla temperatura superiore ai 90 gradi, si trasforma, si riarrangia, gli atomi si riaggregano, non c'è una grande differenza, non c'è una differenza tra gli elementi,
chimici che rimangono gli stessi, carbonio e idrogeno nelle stesse quantità, ma la molecola, vedete, i legami tra gli atomi si ricostruiscono. Questa è una delle prime immagini che noi abbiamo, una fotografia molto sfocata, e questa invece è ben più precisa. E vedete come la fotografia è coerente con il disegno che fino a quel momento se ne poteva soltanto fare. Però attenzione, qui noi vediamo delle molecole, gli atomi ancora, noi non li riusciamo a vedere. E dunque cerchiamo di capire come è fatto un atomo. E forse anziché indivisibile avremmo dovuto chiamarlo invisibile. Sì, perché l'atomo non è affatto indivisibile, è formato a sua volta da particelle dette subatomiche, i protoni, i neutroni, che si aggregano per formare il nucleo centrale, e gli elettroni, che ruotano attorno al nucleo in posizioni ben precise dello spazio vuoto. Aveva ragione Democrito, queste posizioni ben precise, queste zone ben precise nella quale noi troviamo gli elettroni attorno al nucleo si chiamano orbitali. Le particelle subatomiche sono i protoni, che hanno carica elettrica positiva, e dobbiamo affermare che il numero dei protoni in un atomo si chiama numero atomico, è il numero più importante all'interno di un atomo. I neutroni non hanno carica elettrica, sono neutri appunto. Il numero dei protoni più il numero dei neutroni si chiama numero di massa ed è il numero che contraddistingue il nucleo. Gli elettroni hanno carica elettrica negativa. In un atomo neutro, il numero degli elettroni è uguale al numero dei protoni. Le proprietà elettriche della materia erano conosciute da secoli, i greci antichi conoscevano l'elettricità, ma soltanto nel 1800 si è cominciato a studiare attivamente le proprietà elettriche della materia. E così, quando si cominciò a capire meglio come funzionava l'atomo, ecco che si cominciò anche a dare risposta alla ricerca dei fisici che stavano studiando l'elettricità. Ma questa è tutta un'altra storia.